Amen. Amen. Ci sono alcuni punti veloci che volevo condividere con voi perché non voglio farlo largo perché mentre che lo stavo scrivendo questo messaggio oggi che stavo dando una conferenza di io ho detto, Dio mio, mi hanno dato 15 minuti, qualcosa, come faccio io? No. No, veramente, mi stavo ispirando e mentre che mi stavo ispirando e sentivo qualcosa di tremendo, io Amen. ho detto, Signore mio, dai, spero di avere un'opportunità di poter anche parlare di questo tema in forma molto più ampia, molto più profonda. Amen. Però ci sono alcuni punti che voglio scrivere, no? Che alcune cose che dobbiamo distinguere la nostra vita da questi giganti. E una delle cose come sapete, che noi passiamo è il sentire di inferiorità, no? Davide era molto giovane, se noi leggiamo il verso 4, dice Davide era ancora giovane, era il più giovane della casa, un ragazzino a quel tempo. Ma poi sentire inferiore agli altri persone, inferiore in tanti aspetti. Come donne, voi sapete che noi cresciamo con un difetto, un difetto che tante donne hanno, di sentire meno, sentire Amen. inferiore, sentire Amen. meno bella, meno capace, Amen. eccetera. E questo è sempre da vedere anche i giovani. Lui però non ha permesso che lui, essendo giovane, lo poteva accettare. E ci sono altri hanno, come si può dire, altri hanno più esperienze, possiamo pensare, ci sono altre persone che hanno esperienze, altre persone che sono capaci. Quando Re Saul gli dice in verso 33, Saul gli dice a Davide, tu non puoi andare contro questo filisteo a battere contro lui, tu sei un ragazzo e costui è un uomo di armi, fino alla sua giovinezza, cioè persone ti vengono, tu ti puoi sentire piccola, altre persone ti possono vedere incapace, però è una cosa che non dobbiamo mai permettere, nessuno né niente insieme faccia sentire inferiore, questa è una delle cose per distinguere quale la cosa che ci fa pensare che abbiamo questo gigante nella nostra vita. Amen. Poi l'altra cosa è sentire paura. Quante di voi, sorelle, sentite a volte paura? Io ci credo, io tante volte pensando alla mia vita, ai cambi che ho fatto, anche venire qua in Italia, in Inghilterra, pensando il cambio, che farà il cambio, come mi affetterà tutto questo? Come affetterà i miei figli? Saremo all'altura di tutto questo, no? Allora, paura molte volte ci può venire addosso. Allora, verso 11, ho sbagliato. Però una delle cose che è successo quando tutto il popolo di Israele si sono visto di questo filisteo, questo Golia che viene contro loro a parlare, a dire a loro che loro dovrebbero mandare un uomo a combattere contro di lui. Immaginate questo uomo, 2,90 m, altissimo, l'unica persona in quello che si può parlare della Bibbia che è altro, è il re Saul. La Bibbia dice che lui era in testa più alta di tutti e del popolo di Israele. Non c'era un uomo che si può come si dice, stare alla stessa altura di questo gigante. Allora, molte volte questo ci può fare venire paura. Specialmente se tu ci pensi, lui era un piccolo pastore. Di questo Davide era un piccolo pastore. E la paura a volte come abbiamo paura dei cani. Davide poteva dire, io sono un pastore piccolo, con poco pecore. Per lui voleva diventare un guerriero, no? Verso 28,
lo sentire, dice, se maggiore, come diceva Metro Palabra, con gli uomini, ieri si ritrovò con Davide, disse, ma perché sei venuto giù, giù, e chi ha lasciato quelle pecore del deserto? E poi continua a arrabbiarsi con lui, perché lui dice, ma tu sei solo un pastore, tu dovresti stare con le pecore. Alleluia. Noi dobbiamo vedere il gigante come il leone che abbiamo battuto nel passato, e questa è una cosa che mi ha fatto pensare, sorella, di voi fare questa domanda per farlo un po' più aperto. Se alcuni di voi vi potete ricordare un leone che avete battuto nel passato, un tipo di gigante, qualcosa che avete affrontato nel passato. Possono dire sì. Se qualcuno vuole togliere il microfono, vuole partecipare, potete, per rispondere alla sorella. Se qualcuno ha sentito, ribadisco, se qualcuno ha avuto, insomma, questo abbattimento, difficoltà da... Ha battuto un leone, un gigante? Lo può dire, lo può condividere. Del passato. Del passato. A me, sorella, io per rompere il ghiaccio posso dire io un mio gigante che Dio mi ha dato forza e vittoria, appunto l'inferiorità. Amen. Mi faceva sempre sentire inferiore, incapace, e io mi ero convinta di quello che il nemico, insomma, mi aveva le bugie, mi ero convinta delle bugie del nemico, fino a quando poi Dio ha detto no. Non è così, perché io sono colui che scelgo, io sono colui che opero in ogni cosa, in ogni cuore. E infatti mi ha parlato tanto su questo, appunto affermando che lui sceglie le persone come vuole, e non in base a quello che già uno pensa di sapere, ma in base al proprio cuore, alla disponibilità che dà Dio. Amen. Poi. Amen. E questo posso testimoniare, sì, è un gigante che Dio mi ha dato inferiorità. Amen. Amen. Perfetto, questo è un grande gigante. Perdon, con chi stavo parlando? Tina, sorella. Tina, ok. Sì, questo è proprio un gigante grandissimo, le donne. Questo volevo dire, che se noi possiamo riconoscere questi giganti che abbiamo già combattuto nel passato, non dovremmo avere paura di altri giganti che possono essere davanti a noi nel futuro. Amen. Perché molte volte ci dimentichiamo di quelli che abbiamo battuto nel passato. Amen. E ci impauriamo, pensiamo che non siamo capaci anche di superare questo. Però dobbiamo sempre ricordare, tornare indietro e pensare, ok, se Dio mi ha aiutato lì, mi aiuterà pure qua. Amen. Amen. Un'altra cosa che porta la paura è una paura della critica. Amen. Amen. Quante di voi avete sentito molto criticato in cose che avete fatto? Amen. Sì. Amen. Amen. Io stavo sperando che tutti quanti avrebbero detto amen. Essere sinceri, sorella. Sì. Quante persone hanno ricevuto critiche? Tutti. Amen. 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 È la cosa che è più umano, cioè la cosa molto umano, dell'essere umano, di criticare sempre. E una delle cose che porta la gente a criticare è la paura stessa. Mm-hmm. La paura stessa di vedere qualcun altro fare qualcosa più di loro. Paura sempre porta, l'insicurezza porta anche le persone a criticare. Mm-hmm. Allora, quando uno sta criticando, è uno spirito di paura che poi può trasmettere anche a noi. Cioè, chi vuoi leggere con me, verso 28, se qualcuno me lo può leggere. Verso? 28. 17-28? Sì. Okay. Amen. Nel nome di Gesù. Eliab, suo fratello maggiore, lo sentì mentre parlava con quegli uomini. Così Eliab si accese d'ira contro Davide e disse, «Perché sei sceso qui? A chi hai lasciato quelle poche pecore nel deserto?
Io conosco il tuo orgoglio e la malignità del tuo cuore. Sei sceso qui per vedere la battaglia? Amen. Perfetto. Amen. Vedi, guarda, guardate questa scrittura. Ci sono diverse cose che potete riconoscere. E la suo fratello, il fratello maggiore, posso sentire fra cui il righe paura per suo fratello, cioè suo fratellino. No? Allora sentire, ma che sta parlando questo? Perché sta parlando così? Ma si rende conto, lui si sta mettendo in un problema. Non so se voi riconosciute quella parte lì. Sì. Io come sorella maggiore, cioè come, noi come figli maggiori, sorelle maggiore, molte volte reagiamo in paura quando la sorella o fratello più piccolo si sta mettendo in una situazione, invece di preoccupare, andare, incoraggiare, la paura a volte porta a arrabbiarsi con loro. Perché sei andato lì? Perché hai fatto questo? Amen? Amen. E quanto le mamme, cioè quando loro figli l'hanno fatto spaventare, la mamma lì pronto là perché l'ha fatto spaventare. Amen. Amen, amen. Amen, amen. Amen. E poi una mentre come parentesi, io un giorno ho perso mio figlio Jason, era piccolo, a convegno, e tutto già la sicurezza dell'hotel, e tutti a cercarlo, può darsi per mezz'ora, mia sorella Abby si può ricordare quel momento. E quando poi si ritrovò e l'abbiamo trovato dopo di tempo, la prima reazione mia voleva andare lì a dare una bella sculacciata per avere sparito. Avete spaventato. La paura mia mi voleva portare a arrabbiarmi con lui perché avevo paura. Però invece cosa fece io? Sono andata a abbracciarlo, mi sono messa a piangere. E poi ho detto non lo fare più, non scappare, non andare via, non ci porta questo. Allora, io in quel momento sapevo che dovevo stare attento di non trasmettere la mia paura a mio figlio, però in questo caso come fratello maggiore sentivo come si è paura di lui, di dire cosa diranno di lui, cosa sta facendo. Allora prima cosa è paura, seconda cosa se rabbia con la vita, come tutti quanti, la paura porta alla rabbia. Poi da quello iniziò a dire, ma cosa hai fatto? Perché sei venuto qui? Perché hai lasciato le pecore nel deserto? Guarda che tu ci avevi altre cose da fare, non dovrebbe stare qui. E poi da quello inizia a pensare, ma guarda un po' questo qua, chi crede di essere? Amen. Quando dici, Amen. E questo punto cambia dalla paura. Tu dovevi fare le tue cose perché stai qua, ma guarda un po', io conosco la tua voglia, come si dice, la mellezza del tuo cuore o l'orgoglio del tuo cuore, no? Amen. Attaccarlo e criticarlo. E questo, allora, prima cosa dobbiamo sapere come rispondere alla critica. David, guarda come Davide risponde. Se qualcuno vuole leggere 29. 29. Amen. Davide rispose: che ho fatto ora? Non era che una semplice domanda. Amen. A volte vogliamo fare qualcosa, facciamo le domande, vogliamo perché non facciamo questo? Perché non pensiamo a qualcosa di più grande? Perché non vediamo c'è una grande meta, possiamo raggiungere in questa maniera. E le triste vengono e dicono, ma che cosa ha fatto? Ha fatto solo una semplice domanda, no? Davide ha fatto, cosa ho fatto io? Ma io non potevo. Però, guarda che se prendete conto di una cosa, non dovremmo permettere che la critica ci ferma. Però, se vedi che verso 30, guarda che fece da Davide. Amen. Allontanandosi da lui, si rivolse a un altro e fece la stessa domanda. E la gente gli diede la stessa risposta di prima. Ok, vedi che non si fermò la prima volta a fare la domanda. Cioè non dobbiamo mai fermarci, donne, di quando noi abbiamo una visione, un desiderio, vogliamo fare la differenza. E non ci dobbiamo fermare per la prima critica. Però vai, continua avanti.
anche se poi le persone risponderanno alla stessa forma o strane critiche, non dobbiamo mai fermarci lì. E questa è la forma di noi fare la differenza davanti a quel gigante. Noi possiamo vincere quando non ci fermiamo davanti alla critica. Amen. Amen. Sì. Amen. Spero che voi mi state aprendo qualcosa. Sì, sì. Amen. Sì. Amen. Una cosa è che non dobbiamo permettere la critica, gli insulti, a distrarci. Molte volte la critica viene da quelli più vicino a noi. Amen. Amen. È vero questo, no? Amen. E molte cose è strano, perché le persone non ti conoscono, non hanno perché criticarti. Per le persone che sono molto più vicino a te, la cosa è che loro sanno i nostri difetti e sanno non si ricordano mai dei nostri pregi. Amen. Non si ricordano delle cose che noi siamo capaci o siamo stati capaci a fare, solo si ricordano tutte le cose che abbiamo sbagliato, i difetti o quelli che abbiamo fatto. Amen. C'è un grande detto, se lo posso tradurre in italiano: un uomo può fare tutto il bene nella sua vita per un semplice male che lui fa, tutto il bene che lui fece di una vita si è dimenticato. Amen. Vero. Guarda solo il male. Vero. Si rimane solo il male della persona, non si possono ricordare tutto il bene che la persona ha fatto, perché l'essere umano ha portato quello. Immaginati che l'uomo che si ferma davanti a uno sbaglio e la critica che può ci sarà sempre, perché vorranno sempre ricordare quell'errore che lui ha fatto, non potrà mai superarsi. Lei non, come donna, non potremmo mai superarci. Sempre le persone sanno questi pochi difetti che possiamo avere. Amen. E come molti dei pastori, credo che ci sono molti pastori, no? Amen. A parte sono la... Molti dei pastori e leader. Amen. Ok, come molti pastori, come leader delle chiese, una delle cose, sempre troverete persone che non sanno sempre il 100% con voi. Amen. E come questo succederà sempre, ci saranno le persone che daranno critica, si ricorderanno tutto lo negativo e metteranno tutto davanti a voi. E questo lo volevo, ricordate, verso come Davide ha risposto al suo fratello, e non si fermò verso 30, non si fermò per voi, va avanti ugualmente, perché lui aveva una missione, lui aveva un zelo dentro di lui. Amen. Allora, le donne che fanno la differenza devono avere determinanti caratteristiche per garantire la vittoria. Amen. E voglio velocemente menzionare sei di quelli, così poi possiamo arrivare a una conclusione. Amen. Sono le donne che resistono alla tentazione. Amen. Amen. Non combattono con le armi dell'uomo. Penso che Saul voleva rivestire Davide delle sue armature, che noi leggiamo in verso 38. Immaginate l'armatura del re Saul mettendo su giovane Davide, perché pensava che con quello poteva proteggere. Allora non dobbiamo mai pensare che possiamo rivestirci dell'arma dell'uomo, perché dice la parola di Dio, Efesi 6:12, la nostra battaglia infatti non è contro creature fatte di sangue e di carne, ma contro i principati e potestà, contro i dominatori di questo mondo di tenebre, contro gli spiriti del male che abitano nelle regioni celeste. Amen. La nostra battaglia è sempre una cosa che sempre, in tutti questi anni, 26 anni, quasi 26 anni, pastorando come moglie di pastore, io ho imparato una lezione molto importante, diciamo, ho le chiavi importanti per la mia vita. La prima cosa è non prendere mai le cose critiche personali. Cioè, quelle persone criticano te o parlano male di te, non prendere personale. Perché molte volte quando le persone criticano sono le debolezze loro, sono problemi di loro,
su non prenderlo personale, però esaminare ogni critica e dire fammi esaminare, c'è qualcosa di verità? No, allora lo metto a parte, a me non mi interessa, perché poi se no questa battaglia diventa carnale e noi iniziamo a vedere quella persona, perché possiamo avere 20 persone in un gruppo e 19 di loro o 18 di loro stanno con te e due contro, e sembra che quelli due sono più e maggiore maggiore di quelle 18 persone. Non so se anche di quella volta sentire così. Amen. Amen. Perché sempre che umanamente sempre vogliamo l'approvazione della gente. Il mio consiglio qui: non cercare sempre l'approvazione dell'uomo. Prima cercare l'approvazione di Dio. Amen. L'approvazione sarà data dall'uomo. Amen. Non sempre 100%. Perché se ce l'hai la maggioranza, allora sì. Ce l'hai vinto la battaglia. Ce l'hai, sei trumpata. Amen. Non prendere le cose personali. Sono donne pure numero due, sono donne obbedienti. E quando Davide dice nel verso 17-18 che Davide dice, allora il padre di Davide dice a suo figlio, prendi su per i tuoi fratelli, e lui continua a dire cosa devo prendere per loro, e poi al finale dice, informati della salute dei tuoi fratelli e prendi la loro paga. Davide fu evidente in quel momento che suo padre dice, vai a fare questo. E lui lo fa, cioè una donna obbediente è importante, una caratteristica della donna che deve essere, è molto importante lei, l'obbedienza. E poi il numero 3 dice, sono donne che hanno il senso di responsabilità e compiono fino alla fine. Amen. Quando Davide ha detto, cioè padre di Davide ha detto l'ordine che doveva andare dai suoi fratelli, se leggete verso 20, vuol dire che prendete attenzione di qualcosa. Si disse, Davide si alzò la buona mattina, lasciò il gregge alla cura di un guardiano. Cioè, quando una persona è responsabile, non prende e se ne va. Amen. Prima lascia le cose in ordine. Prima assicurare il suo lavoro. Assicurare che le cose, quando lui va via, continua. C'è qualcuno che le deve prendere in cura. Amen. Non lascia mai le cose così. È molto come vedere l'importanza nostra come essere responsabili. Dobbiamo compiere pure. Anche se siamo chiamati per andare da un'altra parte, prima di andare, lascia le cose in ordine. Quando noi eravamo chiamati per venire qui in Inghilterra, sono stato provato a venire qui. Una delle cose che fece mio marito, che penso che io sono rimasta molto impresso, lui fece tutto in ordine, a parte tutto, i fogli, tutte le cose, i documenti, eccetera, documenti. Io stavo già qui in Inghilterra, lui è rimasto là. Due settimane con un fratello lascia tutto in ordine per ordine alfabetico, ordine per l'anno, ordine per le circostanze, eccetera. Lasciare in ordine così, quando veniva il nuovo pastore, lui aveva già le cose ben ordinate. Seconda cosa, prese gli ultimi due mesi di tempo di preparare la chiesa per il cambio. L'importanza dei cambi, che molte volte Dio ci chiama a un'altra parte da andare, però allora dovevo preparare il cuore delle persone per il cambio. Le fece diversi tipi di predicazioni per preparare il popolo di questo cambio, intanto che era molto difficile per loro. E poi quello che mi è rimasto impresso, che okay, io dicevo, Dio, cioè, non ho mai visto una cosa così. Il giorno che arrivò il nuovo pastore della chiesa di Sevilla, il fratello Maffei, sua moglie, la figlia, mio marito ha armato la chiesa con, non so se erano 10 macchine, andare all'aeroporto
a prenderli e a riceverli. Amen. A nostro, questo nuovo pastore. Allora, poi fece una foto davanti all'aeroporto, tutto il resto. Io ci ho pensato, ma guarda un po', quanto è importante noi come cristiani non avere mai paura del cambio, poi non avere paura di lasciare cose in ordine e lasciare cose dove noi possiamo sentire soddisfatti. Amen. Amen. Non so se voi mi state chiedendo. Amen. Perfettamente, perfettamente. E voi siete leader. Domani sarà un'altra persona nel tuo posto. E quando voi dovete lasciare quel posto, anche il pastorato, no? Perché spero la Tonia sa, sono stata anche la moglie la moglie del suo pastore, mio marito era il suo pastore. Tu sai che quando vai da una chiesa a un'altra, lasciare delle persone, lasciare delle regole, e devi assicurarti che tu lasci in buone mani, lo lasci assicurato, li lasci guardati, li lasci qualcosa ben fatto. Domani che tu stai libero, domani può essere che tu non starai qui. Davide era un pastore, per dopo è diventato un guerriero, da guerriero è diventato il genere del re, immaginate, cioè cambiando, di alzando di posto in posto, di andare un posto in posto. Allora una delle cose molto importanti è che abbiamo un senso di responsabilità e sappiamo compiere con le nostre responsabilità. Okay. Scusa, sorella, se dura di più, però mi è venuto a pensare questo. Quarto punto è: sono donne piene di zelo per le cose di Dio. Amen. Velocemente. Amen. Chi fanno come dice verso 26, ti faranno dunque all'uomo che libererà questo Filisteo e fare cessare la vergogna di Israele? E chi è mai questo Filisteo non circonciso per insultare le schiene del Dio vivente? Non so se la latina è un'altra versione, può darsi ancora meglio questa versione nuova di Adati, però è il zero che aveva regalato e che dice: ma come si permette questo uomo di schernire, di insultare al Dio vivente, al nostro Dio? Come si permette? Noi siamo in un mondo ora delle persone che insultano il nostro Dio, si schierniscono contro il nostro Dio, con le nostre credenze, contro le nostre convinzioni. Se noi abbiamo il zelo di Dio, noi diremo: come si permette di parlare così? Amen. E ci alzeremo e diremo: no, lasciati, io combatto questo spiritualmente. Noi ci alzeremo spiritualmente a combattere contro questo gigante che viene per mettere paura e a farsi credere che sono grande. Poi sono le donne che, quando davanti è più forte, in questo caso, continuano a essere firme nella convinzione. Mm. Allora, un'altra volta, mentre interesserei re Davide, un'altra volta, dice: lascia che tu servo vai, io ho battuto contro leoni e orsi, potesto degli stessi non c'è conciso, farà lo stesso fino a fin di quelli, parlando dei leoni e orsi, perché hanno insultato le schiere del Dio vivente. Amen. L'importante, sorelle, che avete zero delle cose di Dio, non permettere mai nessuno né niente circostanze una vita a farvi sentire abbattuti. Poi sono le donne che sanno come liberarsi dei pesi che altri li hanno che li pongono su di loro, cioè un'altra persona hanno messo su di loro. Immaginate, il re Davide aveva messo le sue armature, perché dice che in verso 39 dice: Davide se ne liberò, fu di questo peso che aveva, cercava il re di mettere addosso le dita, si liberò completamente. Non abbiamo bisogno di essere qualcuno o similiare a nessuno per trionfare. Non dobbiamo vivere con i ricordi dei insuccessi, cioè il fallimento del passato. A volte abbiamo fallito in passato, non abbiamo avuto successi nel passato, però non dobbiamo vivere con quei ricordi, dobbiamo ricordare quei giganti che abbiamo fatto tutto nel passato. Amen. Non dobbiamo focalizzare sulle cose negative, perché quello ci ruba di quei essere positivi. Se vi ricordate, i 10 spie che sono andati a vedere la terra promessa in Deuteronomio 1, 23, 40, a 40, quando hanno visto il gigante, che Golia era di quella parte,
si sono spaventati e per loro paura, immaginate, per loro paura, sono dovuti rimanere 40 anni il popolo di Israele nel deserto per il paura di queste spie. Immaginate che tragedia che ha passato il popolo di Israele a dover morire nel deserto perché questi uomini avevano paura. Non dobbiamo mai focalizzare sul gigante, focalizza invece che è così grande che io lo posso battere. Amen. 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 Dobbiamo permettere entrare la depressione. Io voglio concludere con questo, chiudo con questo pensiero. Io pari anni fa sono stata invitata negli Stati Uniti, c'è stata una tremenda vittoria, tremenda, boh, questo era giusto quando appena sono arrivata qui in Inghilterra, mese di agosto, poi il mese di settembre, sono partita negli Stati Uniti del 2015. C'è stato attività che c'erano vittorie, c'erano guarigioni, liberazioni, miracoli che ancora di oggi mi raccontano. Però quando sono rientrata, l'enemico mi stava aspettando qui. Cioè i demoni mi stavano aspettando qui in Inghilterra. Iniziarono a attaccarmi tremendamente in tutti gli aspetti. Tutti immaginabili, emozionalmente, mentalmente, fisicamente, affettando anche il mio marito, fisicamente come non è mai successo nella sua vita, mi stavo ammalando ogni mese continuamente come mi sono mai ammalata, i miei figli stavano passando cose duri, non mi piaceva molto qui in Inghilterra, sentivo la mancanza della loro chiesa, la chiesa mi seguiva, i dei culti, sentivano come che dobbiamo fare qui, non ci abbiamo chiesa. Allora questo attacco per un anno, posso dire per un anno, c'è stato un attacco continuo sulla mia vita. Il giorno mentre io stavo seduta ho detto ma guarda un po', così come è successo a Elia, così è successo a me. Se vi ricordate quando prima di Re 19, quando in verso 3, dice dopo un grande vittoria nella nostra vita, Elia se ne scappò dopo che è uscito il fuoco dal cielo e ha consumato, consumato non solo l'offerta sull'altare, però dice la parola di Dio pure l'acqua che aveva messo intorno. Dopo che ha ammazzato tutti e fatto andare a ammazzare i profeti, poi la moglie del re dice ora lo ammazzo lui e lui se ne scappò alla montagna. Ebbe timore, ebbe tantissima paura. Amen. E voi lo leggete voi quando avete tempo, prima di Re 19:3. E lui praticamente dice voglio morire. Amen. Entrò una depressione tremenda nel profeta Elia che voleva proprio morire. Dice Signore toglimi la mia vita, toglimi. Cioè perché devo vivere? A che cosa? Per questo voglio dire a voi, dopo ogni vittoria il nemico sempre vi vuole buttare giù. Per voi dovete non essere come Elia. Grazie a Dio io non ho permesso che questa attacco mi prendesse completamente perché ora vedo la vittoria tremenda che noi ci abbiamo qui in Inghilterra. Tutti gli anni che ti ho dato, i battesi, la chiesa, il posto che abbiamo è pieno, non abbiamo la cosa che non ci abbiamo da dare grazie a Dio solamente e dire grazie Signore. L'attacco viene prima della vittoria. E anche dopo la vittoria ci può venire. Per questo è importante, sorella, che vai avanti, Dio sarà con voi. Alleluia. Proprio fare la differenza. Amen. 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 Grazie. Ringraziamo il Signore per queste belle parole. Amen. Dal Signore, che il Signore ha trasmesso tramite la sorella Drusilla. Amen. Io penso che ognuno di noi può
medesimarsi in ciò che ha parlato, perché tutti di noi abbiamo dei giganti da sopraffare, da battere, o abbiamo avuto in passato che abbiamo dovuto abbattere, abbiamo superato, magari ancora stiamo sommersi da questo gigante, o ancora siamo spaventati da questo gigante che non riusciamo a superare. Quindi io, nel nome di Gesù, dobbiamo chiedere al Signore, dobbiamo realizzare qual è il gigante nella nostra vita che stiamo combattendo. Se è, come parlava la sorella, se è la paura di sbagliare, la paura di fallire, la paura che non siamo in grado di fare quello che Dio ci sta chiedendo di fare, l'inferiorità, magari lo spirito di paura, magari proprio lo spirito di paura a volte abbiamo e non riusciamo a superare. Possono essere tante cose, come diceva la sorella, non ha entrato molto come il passato, magari abbiamo il mondo lo chiama scheletri nell'armadio, e noi le diciamo che sono giganti del passato, abbiamo passato, magari ci sono tante cose che non dobbiamo farci, come dice la sorella, come dice la parola di Dio, non ci dobbiamo far venire la depressione, che è molto, guarda, io penso che la sorella Drusilla potrebbe confermare da tante esperienze anche che l'ha avuto in tre chiese, quattro chiese, la quarta chiesa, come pastore, cinque chiese, ora è la quinta chiesa che lei sta pastorando, la stanno pastorando. E allora penso che a volte non ci rendiamo conto che ci può arrivare la depressione spirituale. E quando noi diciamo che ci sto a fare, non so se qualcuno di noi ha mai detto che ci sto a fare qui, che sto facendo, perché mi hai chiamato Dio, perché sto facendo questo, quindi pensiamo, dobbiamo prendere coraggio, così come la sorella ha detto, lei non ha permesso a questo gigante di spaventarla più di quello che ha provato, ha abbattuto questo gigante, grazie a Dio sta ricevendo anche la vittoria lì a Londra, in Inghilterra, quindi ringraziamo il Signore, grazie sorella Drusilla per queste parole. Posso dire una cosa? Sì. Velocemente. Sì. Tantissimi anni fa, quando io sono venuta dall'America a Italia, stiamo parlando quasi 26 anni fa, io cadde in una depressione. Chi mi conosce, chi lo sa queste cose, perché anche mia sorella e altre persone vicino, sapevano che io ho cascato una depressione tremenda, ho perso tanti chili. Chi si ricorda di me, sorella Tonia, può ricordare, ero molto molto male, sono diventata magrissima. È cascata una depressione. L'enemico si ricorda questo, ricorderà questo, che il nemico non si dimentica mai quando noi abbiamo cascato in qualcosa similare, specialmente qualcosa emotivamente, parlando della parte emotiva. Quando il nemico mi ha attaccato, dopo ritornando dagli Stati Uniti, una delle cose che ha cercato di attaccarmi è proprio la depressione. Una depressione mi stava cascando, io l'ho potuto riconoscerlo. Meno male che l'ho potuto riconoscere, perché io ho detto, Dio mio, sto cascando depressione, perché tutti i sintomi, che è come se il Signore mi fece vedere come una pellicola, i sintomi che io avevo passato in Calabria, mi stava succedendo a me. Un'altra volta, e quando io ho detto basta, io non permetterò questo, non permetterò, il nome di Gesù, la depressione ritorna. E quando io ho riconosciuto quale gigante che voleva ritornare a me, per questo è molto importante, sorelle, riconoscere i giganti, c'è bisogno, è molto importante. Grazie. Amen, importantissimo. Amen. Vale la pena comunque ascoltare queste parole, perché sorelle, complicate come donne, principalmente come donne, abbiamo questa tendenza, il nemico ci porta a questa tendenza per la stanchezza, per tanti affanni, per tutte le cose che ci affatichiamo molto, e poi in più come leader, quando abbiamo altre responsabilità.
Io brevemente, quando sono andata dalla dottoressa perché avevo delle allergie che non ho mai sofferto nella mia vita, allora la prima cosa che diceva la dottoressa era questa: allora, questa può essere causata da, comincia, allora, o l'alimenti, allora, quindi dobbiamo fare un test. O può essere il calore, perché il TPN ti viene durante l'estate, o lo stress. E subito quando ha detto lo stress, dice: no, ma tu sei già troppo giovane. E io dentro il mio cuore dico: ok, io so che cos'è, è lo stress. Perché ha detto: se sapesse la dottoressa quello che tutti gli impegni, tutti magari i pesi che inconsciamente mi portavo addosso, lo stress mi stava causando questa allergia. E infatti, dopo qualche tempo che sono ritornata, ho detto: dottoressa, ho questa cosa all'orecchio, e si è messa a ridere. Sicuramente sono una di quelle strane allergie che tu hai. E io dicevo: ok, dottoressa, mi rendo conto. Quindi, se c'è, e io in quel momento mi rendevo conto che lo stress mi stava prendendo sopravvento di me. Quindi a un certo punto ho dovuto fare un passo indietro: signora, aiutami. Ma la cosa numero uno che mi sono resa conto è questa, che grazie a Dio passando questi ultimi mesi è questo. Quando senti questo gigante che torna, perché io l'ho visto proprio il gigante visualmente, l'ho visto davanti a me, e anche tramite una visione, quando vedi questo gigante che viene, la cosa che dobbiamo fare, la prima cosa, non è andare e cercare altri mezzi, non è andare magari a mangiare, magari non è andare o smettere di mangiare. E le cose che dobbiamo fare è aggrapparci a Dio, perché tante volte lo stress, le preoccupazioni ci porta a varie cose fisiche e mentali. Dobbiamo aggrapparci a Dio, aggrapparci a Dio. E io, quando mi sono aggrappata a Dio, ho ricevuto risposte. Quindi Amen. l'unica cosa, lo sappiamo che è una cosa ripetitoria, Ripetitiva. ripetitiva, però lo dobbiamo fare. L'unica soluzione è Dio, ok? Non so se c'è qualche sorella che aveva da condividere, magari che pensate, una breve, anche un minuto magari di testimonianza che potete condividere se avete passato. Vogliamo intanto inufficialmente oramai dare la benvenuta alla sorella Giovanna Valenti. Valenti, la Di moglie del Marsala. pastore di Marsala. Dio ti benedica, sorella, siamo felici che tu stai con noi, che hai potuto condividere la parola, sentire la parola. Dio ti benedica. Benvenuta fra di noi, una benedizione averti qua, che possa essere una benedizione queste parole anche a te per incoraggiarti lì nel locale, nella comunità dove siete voi. C'è Amen. qualcuno che vuole condividere un pensiero o ha notato o ha visto il gigante magari nella vostra vita? Pace a tutti. Amen, sorella Anna. Sì, volevo dire che sì, io nella mia vita ho avuto un grandissimo gigante e ho avuto tanto tempo per poter lottare contro questo gigante. E sembrava che non riuscissi mai a sconfiggerlo, ma poi grazie a Dio che col tempo ho imparato come proteggermi da questo gigante. E anche se qualche volta si presenta, ora non mi fa più paura. E ringrazio Dio perché queste cose non succedono da un giorno a un altro, ma serve del tempo per imparare anche come proteggersi da queste cose, come prevenirle, come allontanarle, perché il nemico conosce le nostre debolezze e solo quelle ci attacca molto. L'inferiorità, tutto quanto ho potuto ascoltare, sono stati tutti sentimenti che mi hanno fatto soffrire tanto, però oggi sono uscita fuori da questo e le posso guardare con un sorriso e veramente non mi fa più paura niente, né la critica, né qualunque cosa, posso veramente andare oltre. Ma questo lo ringrazio, Signore, è una crescita che deve arrivare con il tempo e con l'esperienza,
e anche con la sofferenza, perché no? Sì. Questo porta soprattutto la sofferenza, porta alla crescita. Amen. Io mi ricordo quando ho visto questo, come diceva la sorella Drusilli nella lezione, se noi ricordiamo, il gigante stava fuori l'accampamento, quindi non poteva entrare a toccare il popolo di Israele. Quindi lo stesso gigante di cui parla di Golia, io l'ho visto in visione e che mi perseguitava, mi correva dietro di me, correva. Ma quando io sono entrata dentro il cancello dove abitavo io, sono entrata nel cancello e ho chiuso il cancello, quel gigante si è fermato davanti al cancello, non ha potuto entrare perché io stavo in territorio mio, non poteva più entrare. Quindi, così come dice la parola di Dio, così come Dio mi fece vedere in una visione, questo gigante è solo lì per spaventarci, è solo lì e non ci può. E se noi permettiamo che ci abbatte, allora saremo perdenti. Ma se permettiamo di imparare da questo e lo riprendiamo nella nostra vita, saremo come Davide, trionfanti vincitori. Amen. Gloria a Dio, grazie Signore. Amen. Se non c'è nessun altro, vogliamo fare una preghiera di chiusura. Sorella Tonia, non so se tu avevi una parola da aggiungere. Amen. Amen, sorella. Amen. Veramente mi ha colpito molto questo studio che la sorella Drusilla, questo consiglio che ci ha dato, perché è impressionante come il Signore conferma, perché mi aveva parlato proprio sulla stessa identica cosa, e quindi io questa sera questa parola la prendo tutta per me, scusatemi sorelle, perché evidentemente... Dividiamo sorella, non essere egoista, dai, dividiamo! E quindi veramente proprio il Signore come mi parlava sulle parole proprio del fratello di Davide, quando cercava di scoraggiarlo, il Signore proprio mi portava in quei versi, quando gli diceva io so che tu sei un tipo orgoglioso, che tu sei così, che tu sei... Il Signore proprio mi faceva vedere come l'opera del nemico, quando il nemico vuole scoraggiarci, va a toccare certi punti dentro di noi, quei punti, come stiamo dicendo, che possono essere punti deboli, che a volte ci ferisce nell'orgoglio, nell'autostima, tipo io so che tu sei fatta così, allora arriva la critica, arriva un attacco in quel punto debole. E la difficoltà che io personalmente ho riscontrato è riuscire a non cedere, a credere alla bugia del nemico. Amen. Perché è facile cadere, perché almeno io parlo per me, per esperienza mia personale, perché magari io dicevo non mi importa, io non mi faccio abbattere, non cadrò, tanto so che sono bugie del nemico, tanto so che non mi... Però poi sapete quando è che il nemico mi toccava e mi faceva sentire male? Quando appena mi mettevo in ginocchio e iniziavo a pregare, mi venivano davanti agli occhi i volti di quelle persone che mi accusavano e mi facevano sentire indegna, tipo hanno ragione loro, come tu ti stai inginocchiando, ma tu sbagli, tu non riuscirai, tu non ce la farai. Sorelle, credetemi, è stata una battaglia tremenda, feroce, e ancora sto combattendo, anzi vi chiedo di pregare per me, perché il nemico continuamente arriva da tutti i lati, come testimoniava la sorella Drusilla. Io posso veramente dire che stiamo passando un periodo in cui sta arrivando una critica tremenda, e anche per me è successo questo, perché noi siamo tornati dall'America, dal viaggio che abbiamo fatto in America, la sorella Drusilla era con me, come il Signore mi ha parlato, come veramente tutto quello che avevo ricevuto
E da che siamo tornati dall'America è successo di tutto di più. Il nemico ha cercato di abbatterci in ogni modo, a livello fisico, a livello materiale, a livello spirituale, attacchi su tutti i fronti. Però io quello che dico, sono in piedi, sono qui, fin qui l'Eterno ci ha soccorso e come diceva, come ci consigliava la sorella, di non fermarci sul fallimento, perché possiamo cadere, possiamo aver commesso degli errori, però guardiamo alle vittorie che Dio ci ha dato. Ritorniamo alle vittorie che Dio ci ha dato in passato, così come abbiamo vinto in passato, vinceremo ancora e continuiamo ad andare avanti fino a quando il Signore tornerà, perché Gesù ritorna, sta tornando e l'oppressione e l'aggressione che c'è contro la Chiesa, contro i veri figli di Dio, è fortissima, però noi dobbiamo rimanere ferme, ritte in piedi, combattendo, anche col poco delle forze che abbiamo, però davanti a Dio con un cuore umile e semplice, desiderando di piacere a Dio. Amen, sorelle. Che Dio vi benedica. Un abbraccio. Grazie, sorella Drusilla. No, è stato un piacere e un onore veramente a compartire questo con voi. E se mi posso permettere a leggere un'altra la scrittura, proprio su quello che sorella Tonia stava dicendo, che nonostante che c'era questo gigante, si pensate che proprio Davide doveva consolare il cuore del re, che era più grande di lui, sia di posizione, sia di maturezza, sia di persone sagge, di persone di una certa altezza e responsabilità. Verso 32, la chiave, proprio la scrittura che ho letto dall'inizio, dice Davide, disse a Saul, nessuno si perde di animo a causa di costui. Cioè, se immaginate, Tonia, che molte volte tu come moglie del presidente, come moglie del pastore, come moglie, come madre, e tutti quanti voi come le mogli pastori, leader della Chiesa, nonostante che l'nemico ti sta attaccando, ti sta criticando, ti sta insultando, anche se ti insulti viene verbalmente per mezzo delle persone. Anche le persone che tu hai amato, hai dato tutto il tuo amore, tutta la tua attenzione, e l'hai curato come se forse sono i tuoi figli. Nonostante Davide doveva dire, ha detto a Saul che nessuno si perde di animo, lui doveva incoraggiare. A volte ci troviamo che dobbiamo incoraggiare, nonostante che abbiamo questo gigante davanti. Io animo a tutti quanti. Di prendere queste scritture di Davide e dire basta, devo dire a tutti quanti non perdere l'anima perché io vedo che possiamo superare questo nel nome di Gesù. Amen. Chi avrà perseverato fino alla fine sarà Salvato. salvato nel nome di Gesù. Solo per farvi ricordare, sorelle, se voi sapete, avete guardato le notizie oggi, avete visto quello che è successo, che cosa ha fatto gli Stati Uniti? Hanno mandato 10, no 50, quanti erano? Missile contro la Siria e ha causato tanto scalpore in tutto il mondo perché è stato qualcosa inaspettato. E la prima cosa che ho pensato quando ho sentito questo era: siamo alla fine, sorelle, siamo, Signore, arriverà la terza guerra mondiale, deve arrivare, prima che torna, deve arrivare, sorelle, deve arrivare. Tremende difficoltà prima che arrivare che arrivasse che arriva l'anticristo perché poi porterà 3 anni di pace, quindi 3 anni e mezzo di pace. Quindi sorelle, e se guardiamo intorno a noi tutte le persone, perché non è solo a Pontedera, anche a Roma, dappertutto le persone si stanno raffreddando tantissimo. Quindi non permettiamo che succeda a noi, anche quando abbiamo difficoltà, non possiamo permetterlo, sorelle, perché siamo alla fine. Sorella Deborah, voleva condividere una cosa. Vai, sorella.
Amen, pace di Cristo a tutte, che Dio vi benedica. E veramente volevo ringraziare il Signore, volevo esaltare veramente la sua maestà, veramente di come lo Spirito è uno. E ringrazio come la sorella Drusilla è stata sensibile veramente a questo messaggio che il Signore l'ha messo nel suo cuore per condividere con tutte noi. E veramente ringrazio il Signore perché già del punto del complesso di inferiorità, gloria sia il nome del Signore, è già più o meno una settimana, 10 giorni che il nostro pastore l'aveva condiviso localmente con noi leader, con il gruppo, diciamo, il comitato, diciamo, della chiesa locale, e veramente di come è armonica, no? La parola del Signore. E di come poi voltando, tra virgolette, lo sguardo magari un po' sui giornali, oppure di quello che può dire, la scienza di tutto questo, no? E veramente c'era un articolo che pubblicato proprio su questo, delle persone che soffrono di complesso di inferiorità, e sono tutti i punti che la sorella ovviamente ha menzionato tramite la parola del Signore, e che bello che noi come figlie di Dio possiamo, ricevere questi saggi consigli tramite la parola del Signore. E di avere questo manuale in più, quel qualcosa in più che noi abbiamo rispetto a quelli del mondo che si possono soffermare semplicemente ad uno studio scientifico o a semplicemente un articolo. E appunto i punti che sono stati che leggevamo e che sono stati menzionati in questo articolo. Era proprio che le caratteristiche delle persone che soffrono di complesso di inferiorità, che sono invidiosi, prendono le cose molto sul personale, non sanno perdonare, hanno pensieri negativi, non sono in grado di gestire le proprie emozioni, giudicano, hanno bisogno di costante approvazione, si nascondono, sono perfezionisti. Quindi magari tutte queste caratteristiche, no? Magari come diceva la sorella Drusilla, vedendo la storia di Davide, di Golia, del gigante, eccetera, eccetera, di come noi abbiamo una panoramica, come si dice, più estesa, diciamo, della parola del Signore, e di come, ecco, questi saggi consigli ci possono aiutare veramente giorno per giorno andare avanti nella parola del Signore, andare avanti nel cammino del Signore, e che solo in Cristo Gesù veramente solo Lui ci può liberare da tutto questo. Come veramente ci sono grandi testimonianze di tante sorelle che hanno abbattuto quello che poteva essere questo gigante, oppure per esempio altri punti che avevamo parlato era del control freak, non so chi sa cosa significa, ma chi vuole avere il massimo controllo di tutto, magari chi invece fa invece le cose mediocre, chi invece, come parlavamo l'altra volta con la sorella Maffei, del non di allargare la dimora, la tenda del Signore, di fare le cose per eccellenza, per il Signore, e tutto quello che facciamo come non per gli uomini, ovviamente, ma per il Signore, come dice la sua parola. E quindi questo era semplicemente un punto che volevo condividere con voi, e che il mondo si sofferma molto sulla scienza, molto su quello che ovviamente sta passando il mondo, no? Nel senso, anche tante persone nel mondo possono soffrire di complesso di inferiorità, eccetera, eccetera. Ma noi con la parola del Signore, in vittoria, andando avanti, veramente possiamo abbattere tutto quello che può essere un gigante davanti a noi, che ci può ostacolare nel nome di Gesù. Che Dio vi benedica. Era semplicemente una riflessione, un pensiero che volevo condividere con voi. Amen. Amen. Sorelle, penso che c'era qualcuno? Penso che potremo prendere come spunto da portare nelle nostre chiese, alle sorelle vicine a noi, ai nostri vicini, no? Cioè, ci sono, vediamo che ci sono queste situazioni, noi possiamo usare la parola di Dio per poter dare animo, come diceva Davide, non perdiamo l'animo, non la perdiamo. Se è l'ultima cosa che ci rimane, attaccarci ai piedi del Signore. Hai visto, al grembo del Signore, lembo, scusatemi, al lembo del Signore,
e non permettiamo, no, dobbiamo anche un piccolo, in qualsiasi modo, sorelle, dobbiamo arrivare fino alla fine. Amen, amen, sorelle. Amen. E vogliamo pregare, vogliamo chiudere, concludere con questa riunione. Grazie, sorelle, che avete avuto pazienza fino a quest'ora. Penso che comunque possiamo portare questo nel nostro cuore per affrontare il resto della settimana, mese e Evviva. vita. Amen. Amen, amen. E amen. Sorella, prima di passare per la preghiera, come ho detto, sorella Giovanna, Dio ti benedica, siamo contenti che sei con noi, è un piacere. Preghiamo per te, la vostra congregazione. Non sei sola, sorella, hai un esercito di sorelle che stiamo insieme, uniti, e preghiamo uno per l'altro, quindi non perdere l'animo. Dio è con te e anche le Amen. sorelle. Delle tue sorelle stanno con te, nel nome di Gesù. Amen. 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 Voglio passare alla sorella. Grazie, sorella Drusilla, un'altra volta che Amen. Amen. sei stata con Dio ti noi. Dio benedica, ti sorella. benedica. Amen. Grazie a Preghiamo. voi. Non Grazie. dimentichiamo di pregare per lei, la sua famiglia, Amen. la congregazione, le anime nuove che sono lì a Londra, Inghilterra, ma non solo Londra, ma Inghilterra, perché il paese deve sentire, deve conoscere il Signore. Amen. Amen. Preghiamo per loro che Dio gli dà sempre la forza, visione, nuova visione, nuova unzione ogni giorno. Amen. Amen. Sorella Tina, passo a te per i saluti finali. Amen. Per la preghiera. Amen. 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 Pace di Cristo, sorelle. L'invito è naturalmente, vi aspettiamo il primo venerdì del mese di maggio. Non so quando cade. Se dobbiamo, in parentesi, se dovremmo cambiare giorno, forse per motivi di alcune sorelle che hanno Difficoltà. c'è difficoltà, però Giovedì. a giovedì comunque comunicheremo, chiederemo a ognuno di dare il parere, perché c'è qualche sorella che non può connettersi perché ha uno studio biblico proprio ogni settimana quel giorno. Quindi va bene, sorelle, poi ci aggiorniamo. Ok, allora sorella, ci aggiorniamo quindi alla prossima, a maggio, vi sapremo dire con certezza se il giorno preciso. E ora vogliamo veramente alzare la nostra voce davanti a Dio e vogliamo pregare. Amen, Padre Santo, Dio Potente, veniamo davanti a te in questo momento, Signore. Veniamo davanti a te perché tu sempre hai parole, parole di vita per noi, parole di incoraggiamento. Sempre usi, Signore, le tue serve, Signore. Grazie ancora della sorella Drusilla di come, di questa parola che hai messo nel suo cuore, che lei, Padre, ha riportato a noi direttamente dal tuo spirito, da quello che tu vuoi, da come noi dobbiamo vincere i nostri giganti affinché, Padre, possiamo diventare le donne che vuoi che noi siamo, Signore, di vittoria in vittoria, portaci nelle mani tue, Signore, e trasformaci, modellaci, Signore, creaci a tua immagine, Padre. Noi ti raccomandiamo ogni sorella nelle tue mani, ogni chiesa, ogni leader, Signore. Ti raccomandiamo ogni cosa, Signore, perché tu, Signore, hai l'ultima parola sul nemico. Il nemico è bugiardo, Signore. Tu hai l'ultima parola e non lui, Signore. Noi ti chiediamo veramente, Signore, che tu ci comporti, ci aiuti in questi ultimi tempi, ci dai zelo per comunicare la tua parola, perché il nostro desiderio di noi tutti, così come ci siamo riunite, è quello di vederti esaltato finalmente. Come Dio, come è vero che tu lo sei, Signore, in Italia, ma nel resto del mondo, Signore. Noi ti preghiamo, ti benediciamo, accompagna le nostre case, benedicici, aiutaci, guarda le nostre famiglie, i nostri figli, le nostre chiese e questo mondo che muore, Signore, senza di te. Noi vogliamo essere, Signore, delle bandiere che possono sventolare ognuna nella propria città, nel proprio paese dove tu ci hai messo, Signore. Grazie di ogni cosa, ti amiamo, ti benediciamo e a te noi diamo tutta la gloria e la lode. Nel nome di Gesù, amen. 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 Amen.